Cominciamo avviando tante catenelle quante ce ne occorrono per la circonferenza della nostra chiusura. Tenete conto che a seconda del filato che utilizzate serviranno più o meno catenelle. Io andrò ad avviare 40 catenelle. Queste sono le mie 40 catenelle. Adesso chiudiamo a cerchio con una maglia bassissima. Realizziamo una catenella che sostituirà la prima maglia bassa e realizziamo una maglia bassa su ogni catenella sottostante fino alla fine del giro, per un totale di 40 maglie basse. Arrivati alla fine del giro, continuiamo a lavorare a spirale fino ad altezza desiderata. Io realizzerò 30 giri di 40 maglie basse. Arrivati all'ultimo giro, possiamo appianare il lavoro con due maglie bassissime, tagliare il filo e chiudere. Per le foglie avviamo 14 catenelle più una. Saltiamo 2 catenelle, 1, 2 e sulla terza realizziamo una maglia bassa. Una maglia bassa nel punto a fianco e un'altra maglia bassa nel punto a fianco. Adesso realizziamo 3 mezze maglie alte, una, 2 e 3. Continuiamo con 4 maglie alte. 1, 2 3 e 4. Due mezze maglie alte, una e due. Nell'ultima catenella che ci rimane da lavorare, realizziamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa, tutto nello stesso punto. Poi continuiamo con due mezze maglie alte, una e 2, 4 maglie alte, 1 2 3 e 4, 3 mezze maglie alte. 3. E adesso realizziamo 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4. A questo punto abbiamo terminato la nostra foglia, possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro. Avviamo un anello magico di 5 maglie basse.
Realizzate le 5 maglie basse, tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio. A questo punto realizziamo 2 maglie basse su ogni punto sottostante per un totale di 10 maglie basse nel giro. Terminato il giro di 10 maglie basse, realizziamo una maglia bassa, 5 maglie alte nello stesso punto, continuiamo con una maglia bassa, 5 maglie alte nello stesso punto. Continuiamo questo procedimento fino alla fine del giro per un totale di 5 petali, 25 maglie alte e 5 maglie basse. Dopo essere riusciti a posizionare bene la chiusura clip, dobbiamo cucire con ago e filo alla base del risvolto. Non so se riuscite a vedere qua il risvolto. Noi alla base dobbiamo cucire il risvolto a questa parte esterna. Eccoci qua, una volta cucito tutto il risvolto, possiamo cucire la base con ago e filo.